George, io sono ormai vecchio, tanta gente mi odia e neanche io li ho in simpatia, così siamo pari. Tu sai che dopo il mio intervento nella banca ho sotto controllo tutta la città, meno che Bailey, costruzioni e mutui. Tu sai anche che da molti anni ho cercato di assorbirla e di soffocarla, ma devo riconoscere di non esserci riuscito. Tu me lo hai impedito. E infatti mi hai sempre battuto, George. E ce ne vuole, perché vedi, con me ci hanno rimesso le ossa tutti. Ecco, per vostra regola io non sono un filosofo, ma un fatalista. Il proiettile o la bottiglia che un giorno dovranno porre fine alla mia terrena esistenza, certo esistono in qualche posto. Perché preoccuparmi del dove e del qua? Sì o no? Con questa filosofia, caro maresciallo, io ho sempre cercato il pericolo. Durante l'ultima guerra, quando ebbi l'onore di servire l'Unione sotto il nostro grande presidente Abramo Lincoln e il generale Filippo Sheridan, ho combattuto in mezzo al sibilare dei proiettili e al tuonare dei cannoni. Volete tornare indietro, sì o no? No, voglio un altro whisky. È sorprendente come le circonvoluzioni di una noce assomiglino a quelle del cervello umano. Hai fatto male di impedirmi, anzi proibirmi, di venire al processo oggi. Temevo che la tua presenza mi distraesse, cara, mentre era essenziale che mi concentrassi sul comportamento dell'avvocato King. Naturalmente. Ma perché non vuoi liberarti di questa sciocca pietà per qualsiasi mascalzone, uomo o donna? Non puoi fare proprio niente per lei. Come osi parlare in questo modo a un giudice di sua maestà, stupida donna? Sono i giurati che condannano o assolvono. Continuerò a fare il mio dovere. E oggi appunto ho fatto il mio dovere. La signora Paradin sarà impiccata fra 3 settimane. Credevo di averti chiesto di non nominare più Jackie in questa casa. È così. Tu l'hai viziato ed io l'ho permesso. C'è stata quell'indiana. Se non la facevi venire qui, tutto questo non sarebbe successo. Forse se tu l'avessi trattata diversamente... Ah, è colpa mia, eh? Ma guarda un po'. Tu hai osato mettermi quella idiota bastarda proprio qui tra i piedi e poi vorresti dare la colpa a me. Mandala via, hai capito? E bada di mandarla via subito, stasera. Holman ha al suo ranch una dozzina di tipi senza scrupoli, senza contare gli altri che stanno qui al Palace. Quindi sono troppi per dar battaglia. E se io osassi fare la minima mossa, Holman sarebbe capace di cancellare Sheridan dalla faccia della terra. Guardati in giro, Sheridan è già una città morta. Figliolo, quando sarai più vecchio ti renderai conto che certe situazioni non si possono affrontare direttamente. Holman è una potenza nella contea e lo sarà persino nello Stato e tu vorresti metterti contro di lui. Sì, certo. Senti, figliolo, perché non ragioni, eh? Holman è vecchio, grasso e non sta troppo bene. E uno di questi giorni creperà all'improvviso e allora sarà il momento per muoverci. Posso fare una domanda? Beh, sentiamo. A che serve lei? Ah, ancora non vi ho presentati. Beatrice, questo è il caro zio del mio fidanzato, il signor Swift. Beatrice, c'è un bel po' di poesia in questo nome. Alludo a Dante. Beatrice, sei tu divina? Oui, merci. Ti credo a priori. Guardandola bene, un altro dubbio sfiora la mia mente. Quando vi sposerete, lei e Harry, a chi affiderete i figli? A proposito, dove sta splendendo il genio stamani? Nel suo studio. Forse lui farà qualcosa di costruttivo. Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie. Che volete dire? Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta. Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile. Oh, già. Teb riparò il panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione. Perché? Cosa può saperne lui? Sta facendo una perizia del panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.